Certo, Antonello, brand manager di Young Digital, sono qui con noi oggi Giovanni Girolimetto, nostro content marketing manager. Ciao Giovanni. Ciao Albi e ciao a tutti. Audio impeccabile. Top. Anche oggi abbiamo un nuovo argomento in una pillola di mezz'ora in cui cerchiamo di condensare tutta una serie di contenuti, di indicazioni, di best practice. L'argomento odierno è TikTok, che è uno degli hot topic del momento. Si parla molto di questa nuova piattaforma dedicata alla Gen Z, quindi un target molto giovane, e un target molto importante perché non sono banalmente dei giovani, ma sta per diventare il segmento shopper con maggiore impatto a livello mondiale nel mercato. Quindi una piattaforma nuova con tante funzionalità e dedicata soprattutto a questo specifico target ha tanto da raccontare e tanto a parlare di TikTok, delle opportunità per i brand su TikTok e di alcune strategie di advertising in base a una serie di esperienze che abbiamo avuto noi in agenzia con alcuni progetti e sulla base di alcune prime case history riconosciute a livello di mercato, almeno per quanto riguarda alcuni brand che si sono attivati a livello nazionale. Giovanni, ti lascio la parola e poi arriveremo nel corso del webinar con qualche domanda di approfondimento, perché sicuramente c'è tanto da vedere. Sì, sicuramente è un argomento molto denso. Grazie Albi e ciao a tutti di nuovo. Volevo introdurre un attimo quello che comunque faccio in agenzia e far capire a tutti perché sono io a parlare di TikTok. Oltre appunto alla mia mansione di content marketing manager, quindi creazione e pubblicazione dei contenuti nelle pagine dei clienti che seguo, ecco, supporto il nostro digital media manager che è Guido, nelle campagne advertising. Oltre a occuparci dei canali più classici ormai come Instagram e Facebook, ci occupiamo di fare advertising su altri canali, che possono essere per esempio Google, quindi andiamo un po' fuori dal lato social e ci occupiamo quindi di search, display e YouTube. Altri programmi un po' meno convenzionali, come per esempio potrebbe essere Amazon, e proprio TikTok. Ecco, se adesso farei partire anche la presentazione che ho preparato. Ok, innanzitutto, che cos'è TikTok? TikTok, per chi non lo sapesse, è un'app abbastanza recente, dove gli utenti possono girare, editare, modificare, condividere i video di breve durata, precisamente dai 15 ai 60 secondi, aggiungendo filtri, musica, animazioni e varie altre componenti divertenti. Che cosa lo rende diverso dai classici social che siamo abituati a utilizzare di più tutti i giorni, come Facebook e Instagram? Sicuramente l'età media degli iscritti è una discriminante, infatti circa il 60% degli utenti a livello mondiale che usano la piattaforma fanno parte della generazione Z, cioè persone, utenti nati dopo il 1997 all'incirca. Un altro elemento differenziante e molto molto importante è la spontaneità appunto nella realizzazione dei contenuti, che supera addirittura come importanza la qualità del video. Su Facebook e Instagram siamo stati abituati molto spesso a vedere video dove dietro stavano grandi produzioni e molta qualità nella realizzazione del video. Ecco, su TikTok questo aspetto cambia radicalmente, nel senso che la maggior parte dei video è girata con uno smartphone. Ora, nonostante gli ultimi modelli di smartphone permettano comunque di avere un'ottima qualità, non abbiamo magari un team di produzione dietro, ma abbiamo qualcuno che filma semplicemente. E questa spontaneità, questa spensieratezza, il divertimento che c'è appunto dietro la realizzazione di questi contenuti prevale addirittura sulla qualità del video. Un altro aspetto molto importante è l'intelligenza artificiale che sta dietro la piattaforma. Ovviamente gli algoritmi ci sono in tutte le piattaforme, quindi sia in Facebook che in Instagram che in tanti altri social che abbiamo visto. Ma quello di TikTok è particolarmente interessante perché dopo un po' che l'utente inizia a usare la piattaforma,
e appunto l'algoritmo inizia a elaborare dati e inizia a capire cosa interessa veramente all'utente, i video che ci verranno mostrati nella sezione per te del feed, che è appunto una sezione all'interno dell'app dove si possono scrollare i vari video, saranno solamente video che realmente ci interessano. E chi ha provato la piattaforma penso possa benissimo concordare con questa cosa. Le statistiche d'uso invece per quanto riguarda l'Italia sono molto interessanti. Infatti l'app, diciamo, è entrata relativamente da poco nelle nostre vite rispetto ad altre. Abbiamo già 3 milioni di utenti attivi mensilmente che usano l'app per circa 47 minuti al giorno e la aprono circa 9 volte al giorno per un totale di 6,5 miliardi di video views mensili. Quindi abbiamo già dei numeri molto importanti per un'app relativamente nuova. La divisione del pubblico è un'app maggiormente pubblico femminile, che appunto prevale con più della metà degli utenti. A livello di advertising, abbiamo sia dei prodotti preconfezionati, diciamo, che adesso andiamo a scoprire, e in più poi vedremo anche come fare advertising, in stile Facebook, quindi con un pannello molto simile al business manager. Ecco, quelli che vedete qui sono appunto i prodotti, tra virgolette, preconfezionati che ci propone TikTok. Sono suddivisi per awareness ed engagement e andiamo a vederne brevemente, insomma, ecco le differenze. Tutto a sinistra abbiamo il brand takeover, quindi un ad che compare all'apertura dell'app, che ha una durata massima di 5 secondi. E viene appunto mostrato in sound off, quindi non abbiamo il suono, che è una delle componenti in realtà molto importanti di TikTok. Invece il corrispettivo appunto col suono video più lungo è il video in top view, quindi quello di Samsung in questo caso, dura massimo 60 secondi e appunto ha la possibilità di avere il suono. Invece in mezzo vediamo l'in-feed native video, che è praticamente un ad che ci può comparire quando scrolliamo la sezione per te del feed. La durata dell'ad va dai 9 ai 15 secondi e anche in questo caso c'è il suono. Ovviamente nel brand takeover nel top view non si vede, ma anche in questo caso saranno presenti ad esempio il copy, la call to action. Nel caso del top view, il brano scelto come base del video, ecco. Ci spostiamo invece alla parte di engagement, che è molto particolare, partendo dal branded effect, quindi viene creato un effetto dall'advertiser, che viene poi sponsorizzato nella piattaforma, per fare in modo che gli utenti creino un video a partire dall'effetto. Quando si usa questo tipo appunto di advertising, viene creata una pagina che dura 2 mesi dove vengono raccolti tutti i video che gli utenti hanno creato, che hanno appunto creato con l'effetto. C'è in più una parte di sponsorizzazione che dura 6 giorni, quindi in generale l'effetto viene sponsorizzato 6 giorni e dopodiché la pagina dove sono raccolti tutti i video dove gli utenti hanno usato l'effetto dura 2 mesi, dopodiché viene eliminata dalla piattaforma. Un caso molto particolare per fare brand engagement è l'hashtag challenge, su cui ci soffermeremo un pochino di più, visto che è uno dei prodotti più particolari e più usati da chi fa advertising su TikTok. Anche in questo caso viene creato appunto una challenge che viene lanciata per 6 giorni tramite degli ads. E viene creata una pagina per 6 mesi, che dura 2 mesi, scusami, e raccoglie appunto tutti i video creati dagli utenti con l'hashtag in particolare. Qui sopra vediamo quella creata per We Will Rock You, quindi il film dei Queen, e se si clicca appunto sul banner si entrerà in una pagina dove ci sono tutti i video in trend che hanno utilizzato appunto quell'hashtag. Molte volte all'hashtag challenge vengono anche associati dei premi, dei rewards,
per chi, per esempio, riesce a fare più visualizzazioni, però quello è a discrezione un po' del brand, se aggiungere o no. Giovanni, ho una prima domanda. Cioè, il concetto di hashtag challenge, da spiegare meglio in cosa consiste, quindi questo invito da parte della piattaforma a sviluppare una serie di contenuti tematici. Beh, allora dopo sicuramente vedremo degli esempi, però in generale il brand invita gli utenti tramite l'hashtag challenge a compiere un'azione. Solitamente, visto appunto come abbiamo già detto la piattaforma, sono cose molto divertenti, molto easy, facili da eseguire, come per esempio balletti oppure Non delle essere coordinati però. Sì, esatto. dei gesti con le mani, piuttosto che insomma ci si può sbizzarrire e restare comunque nel climax divertente e ingaggiante della piattaforma e allo stesso tempo appunto interagire con i brand. Come formato l'hashtag challenge è sicuramente uno dei più costosi e per questo molte volte i brand tentano di ovviare questa cosa creando delle hashtag challenge, tra virgolette, organiche, magari tramite l'attivazione con un influencer. E quello che voglio dire è, visto il costo che è veramente elevato per avere questa hashtag challenge ufficiale, molte volte appunto tramite l'influencer che ha già un suo seguito solitamente ampio, si cerca di comunque far avere, far fare agli utenti un determinato qualcosa, che può essere, per esempio, come abbiamo detto prima, un balletto. Ovviamente non ci saranno le feature dell'advertising che dura 6 giorni che vediamo qui, non ci sarà la pagina con il banner sopra, però comunque si riesce a fare brand awareness in modo molto efficace e diciamo risparmiando un pochino. E questo potrebbe essere interessante per chi magari non ha veramente un budget elevato da spendere nell'hashtag challenge ufficiale. Andiamo a vedere ora dei casi studio e il primo è proprio una hashtag challenge con obiettivo engagement realizzata da Vigorsol. Tra l'altro, in questo caso, nell'hashtag challenge ufficiale compare Mahmood, quindi abbiamo sia l'attivazione ufficiale che l'uso dell'influencer. E lo scopo di questa challenge era far fare agli utenti dei video, creare dei contenuti usando le parole che, come ispirazione, le parole che trovavano stampate sulle gomme Vigor, sull'edizione limitata. I risultati sono sicuramente molto buoni, nel senso che sono stati creati comunque quasi 17.000 video per un totale di 10 milioni di video views e 1 milione di engagement, quindi tra like, share e commenti. È stato condotto anche un brand lift study da Nielsen, quindi la stessa società beh, Nielsen ovviamente è una società molto molto grande, molto importante, conduce appunto studi di mercato e lo fa sia per Facebook, ma lo fa anche per TikTok. Quindi questa è una cosa molto interessante perché è una feature che si ripropone nelle due piattaforme, seppur molto diverse. Poi non approfondiremo questa cosa del brand lift. Casomai, se a qualcuno interessa, può scriverci o comunque andare a vedere l'approfondimento di Guido di qualche giorno fa, che ne aveva parlato un pochino più in profondità. Una domanda, Giovanni, sul brand lift, perché è comunque una cosa di interesse, sentendone parlare. La domanda viene fatta è se anche su TikTok c'è un range di investimento che occorre fare per poter avere questo tipo di Sì, intervento. beh, allora mentre Facebook ci dà un range di investimento, al momento su TikTok non ci è stato comunicato, ma va chiesto appunto al referente di caso in caso, cioè non c'è una spesa fissa per poterlo fare, ma dipende appunto dai casi ed è sufficiente contattare il referente TikTok che ci ha aperto la piattaforma, ecco. Chiaro. In questo specifico caso, i risultati registrati sono molto, molto interessanti, nel senso che vedono un aumento del 96% della brand awareness, quasi un 43% nella selezione al brand e un 38,8% nelle preferenze dei consumatori rispetto al brand. Quindi, il risultato è stato sicuramente molto, molto interessante. Andiamo a vedere un altro caso, invece, che è di Yves Rocher Italia. Che ha utilizzato il formato degli in-feed ads per fare traffico.
Quindi vediamo un formato diverso rispetto all'hashtag challenge, che è comunque resta la più popolare. L'infeed ads è quello che abbiamo visto prima, quindi durata 9-15 secondi, all'interno della sezione per te della piattaforma. L'obiettivo è portare traffico al sito e, appunto perché la visione del brand è quella di rivolgersi a un pubblico di donne millennials o generazione Z, hanno scelto TikTok in quanto appassionate a temi di sostenibilità, accettazione e cambiamento della percezione dell'apparenza. La cosa interessante, ecco, di questo case study è sicuramente l'obiettivo, perché molte volte si pensa che TikTok non sia adatto per obiettivi diversi dall'engagement o al massimo dalla brand awareness. Invece questo caso testimonia appunto che funziona molto bene anche per obiettivi, per esempio, di traffico al sito. Infatti è stato raggiunto un 1,5% di click-through rate e, va bene, un 4,4% di engagement rate, che comunque in questo caso non è l'obiettivo principale appunto della campagna. Andiamo avanti vedendo dei formati più comuni di advertising, perché questi due facevano parte appunto dei pacchetti preconfezionati che ci vende TikTok, che abbiamo visto prima, e che garantiscono un certo numero di impression o di click a seconda dell'obiettivo. Però appunto sono formati molto costosi. Se noi abbiamo invece un nostro budget che può essere anche più adatto, per esempio, a un piccolo brand che vuole raggiungere la sua nicchia su TikTok, possiamo utilizzare il formato di advertising più classico in stile Facebook. Infatti anche TikTok dispone di un pannello di advertising. In questo caso vediamo uno specifico esempio di una campagna che abbiamo realizzato per un nostro cliente del settore movie theater, che doveva promuovere una card per Natale, quindi anche abbastanza recente. Il budget totale era di 1000 euro con obiettivo traffico, e i risultati sono quelli nel riquadro tratteggiato, sono stati comunque sicuramente molto soddisfacenti. Infatti, il nostro KPI principale, quindi i click e di conseguenza il costo per click, è stato relativamente basso anche rispetto ad altre piattaforme, come per esempio Facebook, e appunto abbiamo ottenuto 20.000 click e quasi 4 milioni di impression, quindi sicuramente un risultato molto, molto soddisfacente. Qual è la differenza principale tra l'advertising su Facebook e su TikTok? Possiamo vedere qui che la struttura è quella classica che vediamo appunto anche su Facebook, quindi abbiamo la campagna a monte, poi abbiamo i gruppi di annunci dove possiamo targetizzare in modo diverso il nostro pubblico, per esempio, oppure i paesi da andare a colpire, e alla fine gli ad che compongono i gruppi di annunci, quindi per ogni, per esempio, gruppo possiamo usare una o più creatività. Ci sono delle differenze nella targetizzazione. Infatti, dove per esempio Facebook per l'età ci permette di scegliere direttamente il nostro range di età, TikTok ha dei range predefiniti da cui non si può uscire. Quindi dovremo, se per esempio abbiamo bisogno di una fascia molto ampia, dovremo comprendere delle fasce di età che in realtà non sono nel nostro target. Hai anticipato un po' la mia domanda, Giovanni, che era appunto anche a livello di targetizzazione le differenze rispetto a Facebook. A livello invece di pubblico locale, si riesce a selezionare. Purtroppo anche a livello di pubblico locale c'è una piccola restrizione, almeno per ora, ecco, che secondo me poi verrà eliminata nel tempo, nel senso che al momento non è possibile targetizzare né per regione né per città, quindi bisogna andare nell'intero territorio nazionale. Questo può essere sicuramente una limitazione per brand che devono fare advertising a livello locale. Quanto riguarda invece gli obiettivi che possiamo perseguire con l'advertising su TikTok, anche qua è simile a Facebook come obiettivi, Diciamo awareness, conversion. che quelli principali ci sono tutti, quindi possiamo fare sicuramente awareness, video views, traffico, conversion.
Sì, la cosa che un po' cambia, per esempio, potrebbero essere i lead ads, dove possiamo fare lead, però tramite campagne di traffico, nel senso che rimandiamo l'utente a una landing page esterna e non abbiamo le possibilità che abbiamo su Facebook di avere, per esempio, il form all'interno della piattaforma. Questo probabilmente è dovuto anche al fatto che la piattaforma è relativamente nuova e quindi in realtà anche ogni mese ci arrivano delle mail con degli aggiornamenti e un po' alla volta la piattaforma si sta anche adeguando alle esigenze degli advertiser, ecco. Un'altra cosa... Se pensiamo a Facebook e Instagram... Albi, ti ho perso, scusami. No. Facebook per una forma di Amazon. Mi senti? Mi sento, dobbiamo... Sì, non so se siamo rimasti in linea o se... Credo di sì, perché vedo il broadcast che funziona. Ok. Cioè, ce l'abbiamo fatta probabilmente a superare indenni questa problematica. Ovviamente ogni giorno lo mettiamo in conto che per problemi tecnici, comunque abbiamo ADSL casalinghe, forzatamente qualcosa possa andare storto e comunque anche nel caso si interrompesse qualche diretta, attendete qualche secondo e ci riconnettiamo subito. Nel frattempo diamo per scontato che siamo ancora online senza problemi. Sì, la mia domanda, Giovanni, era, riprendendo un attimo il discorso, parlavamo dei vari obiettivi che ci consente di... Proprio per seguire TikTok, sulla targetizzazione non tutto è ancora ottimizzato o esatto, preciso nel dettaglio come Facebook. Dicevo, se ripensiamo a Facebook e Instagram, solo per citare le due piattaforme più importanti, aspetta che abbiamo soltanto qualche indicazione della regia che ci dicono che siamo online. Bene. Okay, perfetto. Ai miei colleghi che ci tengono d'occhio, dicevo, indietro in tempo ci hanno messo queste piattaforme, creare tutte queste feature di advertising, diamo tempo anche a TikTok per ottimizzare la sua piattaforma, beh. E sicuramente è uno strumento che sta già correndo dando tante funzioni utili per i brand. Sì, sicuramente, e si è già sviluppato moltissimo da quando abbiamo iniziato a usarlo, che ormai in realtà è passato anche abbastanza tempo, nel senso che comunque fa anche parte del nostro lavoro informarci e arrivare prima degli altri nelle piattaforme, testarle e poter dare ai clienti poi un qualcosa di veritiero, sia a livello di dati che a livello di prestazioni quando andiamo a pensare le campagne, no? Sicuramente TikTok ha abbastanza lavoro per mettersi in pari con Facebook, che comunque c'è da veramente tanti anni, ma secondo me sta lavorando molto bene e oltretutto appunto le possibilità per gli advertiser sono quasi al pari di quelle di Facebook, mancano solo pochi dettagli. La cosa importante, secondo me, se si vuole procedere a fare advertising su TikTok è sicuramente quella di aver ben chiaro il target a cui ci si vuole rivolgere, perché è un target molto molto specifico, quello che appunto popola la piattaforma. Un'altra cosa fondamentale è quella di mantenere lo stile di questa piattaforma, cioè non proporre qualcosa che metteremo su Instagram, per esempio, su TikTok, perché probabilmente non avrebbe effetto, visto, come abbiamo detto, il carattere divertente e ingaggiante della piattaforma stessa. Quindi bisogna un po' tenersi, tra virgolette, alle sue regole
e avere sicuramente ben chiaro a chi ci rivolgiamo e perché lo facciamo e con quali obiettivi. Poi a livello appunto di piattaforma ci permette quasi tutto, quindi anche ecco, una cosa che non ho detto è che è disponibile il pixel da installare nel sito, quindi anche in questo caso, come per Facebook, possiamo vedere chi dei nostri ad entra effettivamente al sito. Quindi sì, ha ancora qualche piccola carenza, però colmabile in poco tempo, secondo me. Dal fatto che sia tracciabile, che abbia dei KPI anche definiti, penso sia importante a livello strategico. Sì, no, sicuramente, sicuramente se il nostro obiettivo è quello di portare utenti al sito, il pixel ci dà una possibilità enorme di vedere chi effettivamente dal click è passato al sito e dopo con altri strumenti ovviamente o con gli UTM possiamo tracciare la campagna come si fa in modo classico per tutte le piattaforme. Quindi poi ad esempio con l'ausilio di Google Analytics possiamo vedere effettivamente quanto tempo passano gli utenti sul sito, cosa fanno gli utenti sul sito e da lì andare ad affinare ancora meglio la nostra strategia. Quindi le possibilità sono sì, veramente, veramente alte. Poi una domanda riguardo invece ai diversi settori merceologici. C'è qualche differenza di approccio, di performance che tu hai notato? Beh, allora ci sono dei settori che sono più popolari tra pubblico di sesso maschile e femminile. Questi sono dei dati che vengono dati dalla stessa piattaforma. Per esempio, il food è molto popolare tra le donne e il gaming è molto popolare tra gli uomini. Non è una cosa sorprendente, però è una piccola introduzione per capire meglio i nostri target, appunto. Sì, che è importante sapere come affrontarli, anche Esatto. rispetto ai loro comportamenti, magari, a settori merceologici diversi a quelli che dobbiamo affrontare noi. Certamente. Poi sicuramente il food e il fashion spopolano nella piattaforma perché si prestano molto anche a video divertenti. Quindi sicuramente sono due categorie preponderanti, come un po' in realtà lo sono state anche per Instagram, prima che si sviluppasse tutto il resto del mondo social, ecco. Un po' i pionieri dei social, mettiamola così. Giovanni, le curiosità che mi venivano in mente, ma le abbiamo affrontate tutte risposte, almeno così in maniera generale, non essendo facile poi in poco tempo approfondire tutti i dettagli. Sì, no, ecco, se qualcuno magari è interessato a Se non qualcosa di... altro, possiamo salutare Ti sento a scatti di nuovo. Sì, vale qua. Poi best practice che affrontiamo ogni giorno. Bene, Giovanni, ti avevo perso un attimo, oggi la connessione ha dato qualche problemino, però speriamo di cavarcela meglio i prossimi giorni. Prima eravamo andati lisci, fa un po' parte del gioco. Probabilmente è colpa della Io mia do connessione. l'appuntamento a tutti quanti per domani. Ah, non lo so, magari spartiamoci un po' la colpa, oltre Esatto. che i meriti. Detto questo, ti ringrazio Giovanni per il tuo intervento, sicuramente interessante su uno degli argomenti caldi del momento. Io do appuntamento sempre qui sulla pagina Facebook alle 12 di domani con Francesco Guerrera. Di un tema sempre legato alla creatività, digitale. Francesco Guerrera è Group Executive Creative Director di Acqua Group, quindi è il primo intervento di qualcuno non di mia corsa di Gruppo. Francesco è un nostro caro collega che ci racconterà
interessante questo argomento, che qualche tipo, vi assicuro che poi avete dei contenuti di grande interesse, di grande ispirazione. Un saluto a tutti, grazie a tutti, e a presto sempre sulla nostra pagina. Ciao, buona giornata.